possiamo mettere anche noi degli indicatori dove riandare, perché vedete, poi bisogna tener conto di tante cose, lo spazio che ha a disposizione, l'eventuale valore di ste robe. 41, io prendo ancora un altro zaino, perché mi dia uno zaino. Ok, e doppio deposito, attenzione, doppio deposito, ciascuno slot può contenere 2 gemme. E quanti ingranaggi abbiamo? Allora facciamo che ci togliamo questo da qua e lo mettiamo doppio qua. L'abbiamo tolto dalla la luce del il raggio della lampada. Vediamo un pochino meno, però dobbiamo fare. Al momento questo è quanto. Abbiamo, no, dall'altro lato siamo venuti. Dobbiamo fare moneta, dobbiamo fare moneta. Questo, aia. Ok, noi eravamo passati dall'altro lato. Dovevamo entrare in questa grotta. Da quest'altro lato avevamo recuperato qualcosa, sì. Vabbè, entriamo qua perché sennò ci dimentichiamo. Una catacomba dove crolla praticamente tutto. Quindi meglio darsi. No, in realtà quello non si è distrutto, no, ok. Qui sembra più complicata, quindi noi facciamo anche una cosa tecnico-tattica, cioè questa che magari ci dà più tempo per correre. Ok, a posto. Il tutto per un ingranaggio che, vabbè, è utile, però. Mi scusi, abbiamo rischiato la vita tantissimo per un ingranaggio solo? Vabbè. E quindi, come detto, il gioco ti spinge a... qua sopra? A giovane, mi sembra strano. Attenzione. Bisogna tenere d'occhio le venature di alcune... tipo, se in una zona... vedete che sono tutte uguali. Poi ce n'è una venata. Probabilmente c'è qualcosa che vi nasconde. Ole. Quello possiamo lasciarlo vivere. Ma noi da che lato? Allora, eravamo passati da questo lato. No, eravamo passati dall'altro lato. Probabilmente. Se venga qui lei. Sbam. Aia. Ole. Allora, da qua facciamo così. Olè. Dai, appicconate, maledetto. Almeno recuperiamo anche... cioè, recuperiamo, facciamo un po' di esperienza. Questa ci potrebbe fregare, ma noi qua facciamo un'altra cosa. Prima prendiamo questa. Poi, tac, che esplode il mondo. Ah, eccolo lì, ok. Ottimo, almeno abbiamo trovato. Accendi pure qua la luce.
È vero, quando fare per forza così. Qua c'è qualcosa da distruggere. Ah, ok. Ole. Quindi, tornando a noi, ah, cazzo. C'è bisogno di luce, sì, lo so, me ne ero accorto, visto che ci hanno presi un cactus. Chiappe. Ok, recuperiamo un po' qua e risaliamo, perché come detto c'è bisogno di luce. E quindi andiamo qui sopra. Un saluto a chi si sta unendo. Nel frattempo anche chi sta andando. Beh, pazienza, mi sto infognando di nuovo, come detto. Allora, continuiamo a vendere robe. 38. E abbiamo anche una, un ingranaggio. Aspetta, qua abbiamo delle reliquie. Mi scusi, hai già trovato tre stupende manufatti? Ok, mi ricordavo due, ma va bene. Darò un progetto. Esplosione incrociata. Equipaggio sul banco di lavoro. E poi ne dobbiamo portare altri sei. Allora, vediamo. Esplosione incrociata sarebbe: distruggendo i blocchi di minerali provocherai una piccola esplosione che danneggerà le mattonelle adiacenti. No, perché poi potrebbe essere più dannosa che utile questa cosa, onestamente. Perché poi magari ci rompe qualcosa che ci serviva, quindi no. Quindi andiamo prima a vedere cosa. Lampada oppure il piccone migliorato. Lo zaino ormai ci vuole un bel po'. Forse la lampada, effettivamente. Sì, famo con la lampada. Quest'altro bonus è: fai sì che gli oggetti emanino luce, rendendoli più facili da trovare. Sì. Oddio, più che altro questa era ancora utile. Famo qua, va. Allora, al momento il nostro obiettivo, come detto, è trovare il nostro amico che è disperso a questo punto, non si sa dove. Era arrivato qui in questa zona, ma non si sa poi che fine abbia fatto. E quindi sta cercando il suo amico. Stiamo cercando il nostro amico, che a detta di alcuni, come mi avevate detto inizialmente, era il protagonista del primo capitolo, quindi. Allora, qua onestamente darei una controllatina qui intorno. Ecco, vedete lì che ci siamo persi, tipo quello. Però possiamo fare così. E c'è bisogno di acqua. Ok, ce l'abbiamo qua l'acqua. Ok, facciamo pure così. Sbam. Amicizia. C'è un regalo lì, attenzione. Sbam. Ok. Schrödinger key. Non sappiamo se c'è dentro il gatto o meno. Beh, fino a quando non apriamo, no. Entra nella porta. Sì, ma prima di entrare qui, prima che mi dimentichi, dobbiamo migliorare anche questa. Però, se no abbiamo pochissimi co... Che cazzo. Ah, è troppo. Ce la facciamo ad arrivare lì. Aspetta. No, però qua c'è inchiappetta male. Dobbiamo fare così. Ole. Non vorrei far saltare anche questi cactus in amicizia, dai. Magari creiamo una distruzione a catena che potrebbe esserci utile. O magari anche no. Ci si prova. Oppela. Magari ci sblocca qualche stradina. Non è vero. Vabbè, entriamo nella grotta prima che ci scordiamo che c'è una grotta qui. Allora. Aia. Alcuni salti li dobbiamo fare con la rincorsa. Mi devo ricordare un po' di titoli che porterò sul canale, perché sono veramente tanti di prossime uscite. Comunque la maggior parte dei più importanti, tra virgolette, perché poi importanti dipende in realtà. Qua lascio questa zona così, perché non si sa mai che dobbiamo salire anche qui, se no poi non risaliamo più. E comunque sì, sia Assassin's Creed che
quelli di prossima uscita. Arriveranno, arriveranno. Occhio qua, sbam. Tanto c'è l'acqua, quindi recuperiamo. E vorrei capire però qui dentro, cioè è una grotta, tra virgolette era una grotta, ma aia. Area segreta scopa. Ma area segreta dico, era quel, non era già quella l'area segreta, tra virgolette? Allora, aspetta che qua, ecco, qua ci siamo fregati però. Sì. Quindi dobbiamo fare una cosa tecnico-tattica. Penso che possiamo rientrare e uscire per ritentare, se... Yes. Allora, qua quindi dobbiamo... 1, 2, rimaniamo bloccati. Quindi dobbiamo correre. Cioè correre, muoverci velocemente. Abbiamo... ci lascia un po' di tempo la caduta del masso. Qua... qua non ci lascerà molto tempo, ma ci lascia spazio. Ok, abbiamo rifatto il giro però, scusate. Grazie mille a Ergut per la sottoscrizione, grazie mille per l'undicesimo mese, attenzione, è quasi un anno. Eh sì, perché c'era un'altra cosa da scassare, direi. Magari... così. No, da qua non ci si arriva. C'era modo di arrivarci in qualche altro modo, non credo. Cioè, anche sparando siamo di una casella più in alto. Probabilmente non dovevamo scassare questo. No, per forza. Non lo so. Perché se c'è quella, ragazzi, c'è qualcosa da recuperare, per forza. Ok, abbiamo finito la luce. Bene così. Fatemi... sì, no, non dovevamo scassarlo, tra virgolette. Quindi come famo? Qua non ci arriviamo, là sopra. Cazzus. Allora, qua sì. Ole. Ok. Giovani, lascia fare. Se c'era quella, c'era qualcosa da recuperare. Bene, così, quindi possiamo tornare indietro. Non abbiamo più luce, ma va bene. Ole. Allora, eravamo comunque in questa zona che in realtà era una zona che avevamo raggiunto. In più, cioè non è qui che è il nostro obiettivo, quindi là. Questi li ammazziamo, che comunque tutto fa brodo, soprattutto fa... fa esperienza. Allora, non so dove stiamo andando, onestamente, ma... se c'è sta strada ci sarà un motivo, no? Sbam. Allora, qua, per andare lì possiamo anche fare così, scusa, no? Fammi una cosa... tecnico-tattica! Cazzo. E vaffanculo. Sono stato un coglione io che sono saltato un po' troppo presto. Quelli li scassiamo così a gratis, non so.
se può servire. Penso di no. Non so dove stiamo andando, onestamente. Dove siamo sbucati? Qui sopra? Come cazzo ci siamo arrivati qua? Ah, è una scorciatoia, tra virgolette. Una scorciatoia, però... Mi scusi. Quindi io da qua, a questo punto, dovrei tornare da quest'altro lato. Maledizione. Capisco che è una scorciatoia, però... Ma che cazzo è? Devo fare 6.000 km random. Vabbè. Tenga, scusi, le vendo qualcosina, certo. Allora, quanto abbiamo? 47. 47 non credo ci esca molto. Abbiamo un ingranaggio, però un piccone migliora potenza il piccone per migliorarne l'efficacia. Scusate, però, tipo questo, due taniche, ci dà una tanica in più, no? La riserva non sarebbe male. 75, vabbè, facciamo prima il piccone, va, che effettivamente... Ottieni 5 punti esperienza più extra quando sconfiggi i nemici con il piccone. Ci sta come cosa. Quindi adesso dobbiamo ripartire da dove? Ah no, vabbè, qua più o meno ci siamo. Stavamo dall'altro lato. Aia, stavo per morire male. Fatemi un attimo riorganizzare però per capire dove che dobbiamo andare giù. Ok, noi però eravamo passati qui, fatemi vedere. Ok, a posto. Per capire se c'era dell'altro da vedere lì. A quanto pare no. Aia. Fanculo. Accendi la luce e... Qua possiamo fare una cosa tecnico-tattica. Vabbè, ok. Poco da fare. Quando uscirà qualcosa di decente, ben volentieri. Ma per il momento non c'è niente. Che cazzo è, non dura niente sto coso. Vabbè, però c'è da dire che, vedete, vi spinge a raccogliere risorse per migliorare quello che vi serve per raccogliere risorse che voi utilizzate per... E quindi è tutto un ciclo che, come detto, porta a un infognamento bestiale. Allora, adesso 1 e 2. Questo ci serve per migliorare il fucilazzo che usiamo per fare questo. Quindi adesso vado a recuperare di nuovo un po'. No, attenzione. Un po' d'acqua per ricaricare. E pian piano andiamo nelle profondità per recuperare il nostro amigos. Si è perso a quanto pare. Allora, c'è una porta qui sotto, c'è anche... no, ci sono un bel po' di... Vabbè, dobbiamo per forza fare così, però... Oppela. Vabbè, lasciamoli stare, sti poveri cactus. Quelli no, magari, ok? E... Vabbè, iniziamo a non vedere più niente, quindi entriamo qui. Recuperiamo questo... Aspetta, questo cos'è? Ah, ci fa recuperare un po' di tutto. Salute. Ok. Qua come pronunzia? Ah, ok, aspetta. Dobbiamo arrivare a questo, quindi dobbiamo farne cadere uno, ma noi non dobbiamo rimanere incastrati, ok. A posto. C'è qualche altra cosa nei paraggi? No? Il tutto per questo solo? Vabbè. Grazie mille a Earthbread per la sottoscrizione per il quinto mese. Grazie mille. E adesso dov'è che dobbiamo andare? Dobbiamo andare ancora più in profondità, ma qua...
iniziano a mancare un po'. Aia. Le risorse in realtà. Guarda, faccio così, va. Magari faccio una reazione a catena che ci fa fare un po' di strada. Anche la lampada è da migliorare un pochino, perché non dura effettivamente niente. Però scusate, non posso riandare di nuovo in superficie da qui, che cazzo. Sennò veramente facciamo notte. Non c'è un altro teletrasporto magari da queste parti, perché così veramente non si vede niente. Aia. Oppela. Dai, che così ci dà anche più esperienza. Attenzione. Allora, momento, perché adesso siamo proprio in una fase dove non si vede più niente. Aia. Mi ha ricaricato un po' la torcia, quindi. Ok. Allora, no, qua non possiamo fare così, mi sa. Dobbiamo fare così. E poi dobbiamo ricaricare il coso, la porca troia. Ci siamo incastonati qua, è vero. No, non mi sono accorto che non avevo più, tra virgolette, acqua. Qua dobbiamo fare per forza attacco punta, mi sa. Per forza attacco punta. Vai. La grande così. Così, cosa? E per arrivare lì mi sa che dobbiamo fare tutto il giro, sbaglio. Magari passiamo da più sotto. Aia, fottuto bastardo. Occhio. Allora. Vabbè, quella la possiamo recuperare poi eventualmente quando becchiamo un po' di acqua, perché adesso da qui non riusciamo. Per forza ci serve, perché non si vede neanche niente, quindi non è che possiamo fare moltissimo. No, l'abbiamo recuperato, aspetta. Quindi per farlo adesso dobbiamo fare così. Scusa, dove cazzo l'abbiamo recuperata l'acqua? No, prima di fare quello faccio un'altra cosa. Possiamo, perché non ci vedo. Cazzo. Allora, dobbiamo arrivare lì sotto. Facciamo così. E da qua sparando uno, due, non so se ci arriva, però è quello il problema. Allora da qua. Ok, però è una. Qua sopra ci facciamo del male con questo. Ah cazzo, si è bloccato sto bastardo. Facciamo il giro da quest'altro lato, stando attenti per... No, neanche. Dobbiamo fare una cosa tecnico-tattica qua, perché dobbiamo far cadere questa, ma di due tacche, non una. Quindi dobbiamo fare non così. No, un colpo ce l'abbiamo, quindi se può pure fare. Aspettate. Non vedendo niente è un cazzo di casino. Infatti ho fatto una cagata. No, in realtà no. Ok, no, ce l'abbiamo fatta. Che poi bisogna... Cazzo. una... Qua è a catena, ok. Esplosione a catena, come se non ci fosse un domani. Olè. Ok. Tutto questo per... Per questo che non abbiamo spazio, quindi ci andiamo a rivendere questo. Ci dà la metà, ma vale poco. Quello penso che valga molto di più, eh. Ok, sì, vale 20. Ok, vabbè, qua era solo per questo. Tutta sta cacciara per questo. Dopodiché.
Questo vorrei ammazzarlo, però vorrei anche non farmi ammazzare quello. Piccolo dettaglio. Vabbè, spazio per questo non è un problema. La cosa importante è i punti esperienza. Il fatto è che non ho più luce, quindi non vedo assolutamente niente. Non vedo dove siamo. Lì sotto c'è un po' di luce, però non vorrei far troppi danni. Però onestamente sti cazzi. Ok, abbiamo trovato il teletrasporto. Grande così. Per forza ragazzi, perché sennò qua magari qualche risorsa te la salti se sbagli strada, ma almeno. Allora, vendiamoci tutto il vendibile. Ok, dai, abbiamo fatto buoni soldi qua. Quindi andiamo a migliorare. Allora, si potrebbe migliorare il piccone, la luce, l'armatura. Se miglioriamo questa, non miglioriamo più nient'altro, però. Potenzia la lampada per ridurre il consumo di carburante. Però ci è utile, perché sennò rimaniamo bloccati come se non ci fossimo mai. Abbiamo sbloccato riflessi di Gordon. Aumenta la possibilità di evitare automaticamente le rocce che cadono e le altre trappole mortali simili. Non è male come cosa. Beh, abbiamo un solo ingranaggio per ora, quindi per il momento rimaniamo così. Ah, ributtiamoci qui sotto. Pian piano ci stiamo avvicinando, molto pian piano però. Snaverite, è passato un bel po' di anni. Grazie mille. Project Cars 2, sì, eccolo qui. Ce l'abbiamo già bello e pronto, però è per la versione PC, quindi devo aspettare che Steam la sblocchi. Parla con Fenn, che posto Fenn? Questo posto mi sembra familiare. La setta potrebbe avermi portato qui durante gli spostamenti. Quanto pensi siano in profondità i resti di Vectron? C'è parecchio da scendere. Siamo ancora nelle zone già esplorate della miniera. Ah, ok, bene, era giusto per sapere. Ora devo solo trovare un modo per attraversare questo maledetto muro. È l'ora delle esplosioni. No, non funzionerebbe. Questi muri sono stati costruiti dopo la guerra dei grappisti per evitare che quei pazzoidi arrivassero in superficie. I grappisti sono degli esperti nel far saltare in aria le cose, perciò i muri sono stati costruiti per resistere alle esplosioni. Ok, quindi adesso il problema è che non possiamo andare oltre le mura perché non abbiamo l'oggetto necessario per farlo. Quindi allora qua tutto muro. Possiamo andare solo da questa direzione. Quindi qua possiamo rompere questa, no? Che cazzo. Aspettate, fatemi ricaricare, perché qua praticamente un colpo ci consuma tutto. Quindi per forza qui dobbiamo andare. Andiamo, va. Ok, molto sflesciante la zona, attenzione. Parla con Fenn. Che posto è questo? Sembra strano e pericoloso. Esploriamolo. Questo vuole che moriamo male comunque. Qui non dovrebbe crescere nulla. Ci potrebbe essere qualsiasi tipo di pericolo ad aspettarci. Sì. Dovrò assicurarmi di avere abbastanza luce prima di proseguire. Oh, non sei affatto divertente. Andiamo. Andiamo. Allora. Aspetta, lì c'è qualcosa da raccattare. Non so. No, non possiamo. Al momento da qui no. Non ci se la fa. Piano. Comunque anche le musiche sono molto fighe e rilassanti. Attenzione. Cos'è quello? Qualcosa che spara con cattiveria. No, perché a noi non può sparare a questo? Aspetta, facciamo così, scusa. Visto che mira solo noi, mettiamoci sotto questo. Vabbè. Mi sto incastrando male. Sì, vabbè, però. Vabbè, sti cazzi, tutti coglioni. Olè. Aia. Puttana tua madre, maledetta. Olè. Aia. Cos'è? Un fungo ci fa rimbalzare come se non ci fosse un domani. Attenzione, aspetta, siamo arrivati qui dove c'era questo da raccattare. Che tra l'altro ricrescono anche. Oppela. Oppela. Aspetta, c'è qualcosa da recuperare anche qui. Olè.
e ricresce velocemente, quindi dobbiamo stare attenti a non rimanere incastrati. Non ho la più pallida idea, ma nel dubbio. Oppela, che è quel coso? Non lo so, ma si stanno ammazzando tra di loro e per noi va bene così al momento. Aia. Cazzo. Aia. Qualunque cosa fosse ci ha fatto abbastanza male. No, voglio cercare di salire qui sopra. Ok, così. E anche là sopra c'era. Ok. Sembrano robe abbastanza preziose, quindi. Cerchiamo di recuperarle. Ok, qua presumo. Ah no, là non si può passare, ok. Però c'era una, anche un'altra strada dall'altro lato. Ah no, porta. No, porta un po' più in là, ma non abbastanza. Non ci arriviamo uguale, mi sa. Quindi occhio. Sì, ma così ce ne andiamo all'aceto. Ah. Ci sua. Ok. Merda. Perché c'hanno anche un attimo di ritardo nell'arrivare, quindi. Estremamente rilassante questo sound. Possiamo arrivare anche qui. Ole. Grande, così. Ole. Cazzo. Aspetta che stiamo morendo malissimo, tra parentesi. Non vorrei dire niente, ma questa è problematica come cosa, perché sì, siamo entrati lì, però scusate, non ci è stata assolutamente utile come cosa. Quindi c'è qualcosa che ci siamo persi, evidentemente. Però non vorrei neanche morire male, quindi come cazzo. Ah no, aspetta, è un'altra zona questa. Ok, no, pensavo che fossimo riusciti da dove eravamo entrati, quindi no. Ottima cosa, quindi entriamo un attimo qui. No, è ok, ok, adesso vedendo sulla mappa ho capito. Da qua eravamo entrati e poi ci siamo infrociati da quest'altro lato. Ok, ok, va bene. Allora risaliamo in superficie perché devo andare a recuperare salute e quant'altro. E vendi, vendi, vai. Ok, qua abbiamo fatto un bel po' di soldi, quindi li investiamo. Aspetta, prima di tutto andiamo anche a mettere gli ingranaggi in questa che ci può salvare la vita. Dopodiché anche questi sono legati comunque al livello che abbiamo noi del personaggio. Abbiamo 126, quindi potremmo prendere questo eventualmente, o un'armatura rinforzata. Armatura rinforzata. Yes. E infligge danni a chiunque ti ferisca. Non è male come cosa, ma non abbiamo ingranaggi a sufficienza. Sì, penso che lo porterò dei Crew 2, probabilmente sì. Allora, siamo in questa zona e dobbiamo prima di tutto accendere questa, poi ammazzare questo con cattiveria.
male. E sbam. Cazzo, non ci arriviamo là. Maledizione. Aspetta, facciamo così che magari quello lo punta. Grande. Olè. È esperienza utile questa. Ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo. Comunque, con calma e circospezione. Ok, ci ricarichiamo un attimo, che non c'era in realtà bisogno di ricaricarci. E già che ci siamo, vorrei andare a scassare questo qua in amicizia. Qua c'è qualcos'altro. Diamo un'occhiatina per vedere se ci siamo persi qualcosa e se quel qualcosa è recuperabile. Tanto che ora abbiamo fatto le 11, va bene. Allora, in realtà quello è un po' troppo... un po' troppo in alto. E non ci si arriva. Aspetta che qua... adesso ci freghiamo anche questa, però. Cioè... vabbè, posso fare così. Olè. Va bene. Un po' di robe le abbiamo recuperate. A posto così. Qua si può riscendere. Va bene anche così. Facciamo il giro. E quelle non riusciamo a recuperarle. Quindi da qui dov'è che arriviamo? Qua sotto. Ok, di qua c'era dell'altro prima di andarcene definitivamente. Sì, possiamo recuperare un po' di questa. Ok. Facciamo anche questo, che va sulla piastra lì, quindi ci è molto utile. Aia, come cosa. Ci siamo fatti malissimo cadendo la piastra, altrimenti ok, non potevamo attivarla bene. Ok, qua non se vede perché è mattone. Mattone, che è quello che stiamo cercando di trovare un modo per distruggere questi mattonazzi. E qua... allora, qua apriamo questa. A tempo. Questa... se fa così... non è vero. Qui che mi serve esperienza. La... allora, ah, qua facciamo cadere questa che va da qua a là. Noi da qua la facciamo ricadere qua. E ah, ecco perché dovevamo rompere quello. Perché adesso bisogna passare di qua per farla scendere su quell'altra che ci è utile. E ci ha aperto questa strada qui. Ok, ok. A posto. Olè. Aspetta che recuperiamo anche l'acquetta. Questo dovrebbe essere un potenziamento, si spera, importante. Quello che ci farà rompere i mattoni, presumibilmente, direi. Hai ottenuto un martello pneumatico. Olè. LB per usare il martello pneumatico. Dobbiamo parlare con il sindaco. Sì, parliamo con il sindaco, però prima iniziamo a spaccare un po' i mattoni.
Guarda quanta prepotenza. Grande così. Aspetta, spacca tutto. Quando prende velocità, olè. E consuma acqua, tra parentesi. Cioè, fatemi vedere se qua c'era anche qualcos'altro. Solo quelli erano. Ci dovrebbe segnare se abbiamo lasciato qualcosa. Con quanta prepotenza, tra l'altro. Vabbè, ormai siamo. Cazzo. Abbiate pazienza, dovrei fare sto. Allora, da là quel... Scusa, quello come cazzo... Non penso di poter... No, quindi dobbiamo probabilmente sparare semplicemente da qui. Ma non è vero, perché non ci arriverà mai, no? Vabbè, non so come si raccolga quella, ma ce la siamo giocata di nuovo. Vabbè, sti cazzi. Damo se va. Là. Allora, che ci aveva detto di andare a parlare? Scusa, già che ci siamo qua, iniziamo a martellare di prepotenza, no? Ma non è mattone questo, mi scusi. Questo sì, magari. Abbiamo fatto un macello, attenzione, abbiamo spaccato dei culi. Posto, lì ce ne sono altri di minerali, però effettivamente non abbiamo proprio più spazio, quindi converrebbe trovare un altro teletrasporto in zone più vicine eventualmente, però vabbè, non è neanche troppo distante, no, perché qua ce ne sono troppi, quindi non si può fare, se no poi ci perdiamo troppe risorse. Riusciamo a risalire qua? No, qua che cazzo facciamo? Aspetta che ci siamo incastrati male a sto punto. Riscendere da qui possiamo. Vabbè, o riandare là o dobbiamo fare un sacco di cose. Vabbè, dobbiamo andare a parlare in realtà con il sindaco, quindi. No, i blocchi non si possono piazzare, si può solo distruggere. Allora, vendiamo. Vai così, che potenza. Olè.
Vediamo se riesco a potenziare la borsa, ci sta. Anche l'armatura non sarebbe male, però già che ci siamo la borsa va così almeno. Cos'è questo? Ti permette di tornare subito a El Machino senza perdere risorse. Attiva questa abilità nella scheda sistema. Ma anche no. Ma sì, che ci frega. Allora, signor sindaco, qua abbiamo fatto un sacco di cose. Non c'è segno di rasti. Perché un bozzano di mente dovrebbe voler scavare così in profondità? Non vorrà mica entrare nel paese dei grappisti, no? Il martello pneumatico farà a pezzi quei mattoni e ti porterà di sotto in un batter d'occhio. Ma ricorda di tener d'occhio il livello dell'acqua. Quell'arnese beve come un marinaio bot nel deserto. E fai attenzione a non portare uno di quelli squilibrati dei grappisti fin quassù. È l'ultima cosa di cui avrei bisogno ora. Quindi dobbiamo andare, ok, ancora più in profondità. Bene così. Però possiamo passare magari anche lì. Per allora, da qua volendo c'erano questi da distruggere. Vabbè, magari non passando da qui, giustamente. Allora c'erano quelli sopra, non so se riusciamo, però almeno questo riusciamo a recuperarle ste. Qua praticamente facciamo il giro. No, non è che facciamo il giro. In realtà troviamo proprio altre strade qua. Perché qua questa grotta non l'avevamo vista. E direi di farla adesso, prima che ci riperdiamo di nuovo. Allora, che cazzo. Ah, fanculo. Ma ci dà esperienza questa cosa? No. Ah, ok. Quindi dobbiamo praticamente attirarlo da quest'altro lato. Come cazzo facciamo a attirarlo da quest'altro lato? Se... cioè, nel senso, lo possiamo anche attirare dall'altro lato, ma poi... di qua devi venire. Aspetta. Ok, fino a qua ci siamo. Poi qua gli apro io la porta. Ok. Poi lo attiro di qua. Ok. Ah, vabbè. Olè. Vabbè. Questo da dove è riuscito, mi scusi, C'è un giro anche, aia, dall'altro lato. Facciamo il furbo qua. Noi facciamo anche un po' di esperienza e ci ricolleghiamo più in basso. Dove va? Venga qui, maledetto. Ok, ci siamo ricollegati nella zona più in basso. Qua possiamo, quindi. Risalire per vendere le robe che abbiamo, perché se no non avremo più spazio a forza di scavare. Ci sta.
Ok. 49 non credo ci esca un granché, però abbiamo 3 ingranaggi. Potenziare ancora di più, fantastico. Cosa vuoi fare? Potenzia. Allora, prima cosa, vediamo qua che abbiamo. Trivella del titano, classe 2. Potenzia il martello pneumatico per migliorarne notevolmente l'efficacia. Lo so, però costa un po' troppo. Potenzia la tannica d'acqua per espandere le tue riserve in... Ci sta un po' più di... Ci sta qua. Raccogli l'acqua delle pozze più rapidamente, ci potrebbe anche stare. Oppure possiamo mettere direttamente questi. Riduce i danni da caduta e infligge danni a chiunque ti ferisca con il tocco. Oppure, questo cos'è? Migliora la velocità di carica del martello pneumatico. Vabbè, io andrei anche un po' con la salute, onestamente, che al momento non è che stiamo benissimo. Nel senso, mettiamo queste e via. Saluto a chi va. E noi nel frattempo andiamo qui sotto, ci facciamo i nostri giri nelle profondità estreme. Allora, eravamo passati là prima. Questi sono andati in bosca tutti in queste zone qua, ma olè. A posto. Questo già se arriva qua, facciamo così, va, che è meglio. Olè. Conviene a sto punto, a questo punto, combatterli, perché almeno ci dà un pochino di punti esperienza. Qua è dove eravamo entrati, no? Fatemi capire un attimo. Sì, però per ok, qui è dove avevamo recuperato il martellozzo. Quindi noi dobbiamo continuare a scendere in questo modo abusivo, penso. Vai, così le prendiamo a martellate. Non gli fa granché la martellata, però è prepotente, ma gli fa ben poco. Forse, però, se faccio così. Ok, se riusciamo a beccarli prima che escano, è una buona cosa, dai. Olè. Olè. E aspetta, ce la fa? Dimmi che ce la fai, grandissimo. Aspetta, che ci sta pure questo, già che ci siamo. Olè.
Poi entriamo anche nella grotticella. Lì è un momento che qua prima ci occupiamo di... Qua se si ammazzano tra di loro non sarebbe mica male come cosa, ma... Oppela. Pian piano magari. Questo è meglio che facciamo così, almeno abbiamo più spazio. Azione, potrei utilizzare benissimo anche il fucilazzo da farlo. Tanto lo possiamo recuperare qui, anche se prendiamo meno esperienza, visto che ci dà... da più esperienza se li ammazziamo col piccone, però. Ah no, cazzo, quello non riesco a distruggerlo così, è vero. Maledizione. Eccola. Quello mi sa che ce lo siamo giocato. Allora, aspetta. Sì, ce lo siamo giocato. Yes, vabbè, sì, grazie. Allora, nel caso poi ci arriviamo da sopra eventualmente. Sta di fatto che qua noi dobbiamo entrare qui. Oggi possiamo anche ammazzare questo, però così. Fanculo. Ole. Dopodiché entriamo nella grotticella. E qua un'altra parte da scassinare come se non ci fosse domani, quindi tipo così. E aspetta, ricade da qui fino a qua, ok. A posto. Qua recuperiamo questi, spazio insufficiente, maledizione, vendiamo queste. Queste valgono di più, quindi. Dopodiché, qua stessa cosa, sì. Aspetta, dobbiamo correre presumibilmente. Cazzo. Ah no, aspetta, così. Olè. Però pure sopra. Viscidume luminoso, ok. Che meno che. Momento. Lascia fare qua. Da qua però non ci arriviamo, no. Vabbè, alla fine queste sono extra, quindi non moriamo, diciamo, se cadiamo così. Possiamo ributtarci direttamente qui. Olè. E quindi quello in teoria dovrebbe avercelo dato come preso. Sì, infatti anche queste risorse ce le dà così. Quindi. Meglio così. E proviamo a sto punto a proseguire saltando. Cazzo. In questo modo. Olè. Si scassa questo e quindi poi via. Piano. Questo è un po' alla Super Meat Boy sta zona. Cazzo. Dobbiamo continuare a saltare sui muri, ma non ce l'abbiamo fatta. È un attimo complicata qua. Non è facile sto cazzo di coso qua. Dobbiamo saltare come se non ci fosse un domani. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ma qua c'era qualcosa. Sì. No, però non si rompe da qui, mi sembra. Scusa, come cazzo ci si arriva là sopra? Eh
Ma anche là c'era qualcosa da distruggere, secondo me. Non so come e non so da dove, più che altro, perché qua non ci si arriva. Vabbè, arrivederci, direi. Già tanto siamo usciti qua, quindi là. Dopodiché eravamo, come detto, qui. Dobbiamo arrivare là sotto e qua ci famo notte per capire dove.